Ciao, mi chiamo Francesca. Devo dire la verità. Ora inizio a parlare cinese. Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale, se questa è la vostra prima volta qui. Ciao, mi chiamo Francesca e per il video di oggi apriamo un Death Note. No, non è vero. Qualcuno l'ha mai visto Death Note? Se pensate che questi tipi di video possano piacervi, aiutatemi a capirlo mettendo un pollicino in su e scommentate qui sotto tutte le cose che non volete comprare. E se non siete ancora iscritti al canale, potete sempre iscrivervi. No, questa non funzionava. Niente, devo trovare qualcosa che funzioni. Vabbè, comunque, se vi va di iscrivervi, magari attivate anche la campanella così non vi perdete nessun video, soprattutto perché mi stanno per arrivare alcuni pacchetti. E quindi magari se mi prende lo schiribizzo, piglio e faccio un video così, random. E niente, vi unite alla famiglia, che io amo, che sono le ragazze che mi seguono sempre. Sappiate che io vi amo e vi ringrazio per tutto quanto. Sperando in bene ci saranno tante tante novità e adesso, dopo questa parentesi, continuiamo con quello che stavo dicendo. Piccola parentesi, vorrei dire che molti di questi brand che sto per nominare mi piacciono, soltanto che non voglio comprare alcune delle loro nuove collezioni. Per esempio, adesso ho sentito che Too Faced lancerà tutta una collezione di unicorni e sicuramente non è una cosa che io andrò a comprare, perché ne ho abbastanza degli unicorni che hanno circondato tutto quest'anno. Comunque, su queste vibrazioni, Too Faced ha deciso di portare sul mercato l'ennesima chocolate bar che io amo. Ok, però questa è la White Chocolate Bar, che come vedete, cacchiarola, non ha nemmeno un colore che mi ispira. Il packaging, per carità, è carinissimo come sempre tutti quelli di Too Faced, però ci sono molti colori pastello che non so quanto siano pigmentati, ma gli swatches che ho visto online non erano... In più questa palette ovviamente costa anche 50 euro, e sinceramente non mi chiama, non mi dice Francesca vienimi a comprare, non è da me. Sempre in linea Too Faced, il cofanetto, la Lady Boss Beauty Agenda, che costa la bellezza di 60 euro, e cioè, nel senso, non c'è nemmeno un colore che vorrei o che non ho in questa palette. Queste cose in limited edition le odio, e comunque sia, cioè, grazie Too Faced, ma ho tutto, anche perché ho comprato in passato la Natural Love di Too Faced, che come vedete ha tutti i colori possibili e immaginabili di questo brand. Non tutti sono colori fantastici, ci sono molti colori bellissimi. Devo dire la verità, cioè, sono molto più convenienti i cofanetti di Natale con vari prodotti, anche travel size, da provare, così uno prima di fare la grande gigantesca spesa può provare prodotti. Però queste palette limited edition solo per Natale, no! No, vi prego, no, vi prego, vi prego. Poi, cioè, lancia una cosa. Quante cose vuoi lanciare, Too Faced? Il mio cervello non ce la fa a sopportare tutti questi lanci di make-up. Perché, voi lo sapete, io poi mi emoziono. Se una cosa mi piace, soprattutto, poi io mi emoziono e non riesco a stare dietro a tutto. Per esempio, ho già ordinato la nuova palette di Mulac, la Different 2. Yeah! Che è appena uscita, fresca, fresca, ieri. Ancora sto a mangiarmi le mani perché nel 2014 non ho comprato la Different, così sto con le unghie così dal 2014 per questo motivo. Comunque sia, per dirvi che una palette l'ho già comprata, presto la vedrete su questo canale. Il prossimo prodotto che inserisco nel Death Note è la palette di Urban Decay, la Heavy Metals Palette. Prima di tutto, cioè, ma che cavolo mi è venuto in mente con questo packaging? Urban Decay, UD, facciamo UD. Prima di tutto,
cioè, come palette da portare in viaggio, sinceramente io non lo farei mai. Prima cosa perché sono tutte tonalità metalliche. Seconda cosa perché la palette ha questo packaging con uno specchio in mezzo. Cioè, questa palette mi urla ciao, mi rompo dopo 3 secondi. E no, no. Seconda cosa, lo specchio così grande secondo me è completamente inutile, perché tanto usando una palette del genere andrò ad usare una, magari due tonalità metalliche per poi dover andare a prendere il mio pennello e prendere un'altra tonalità da un'altra mia palette con i miei amati matte che ce l'ha lo specchio. Quindi non capisco, what's the point? UD, già abbiamo la glitter bomb sempre di Too Faced, sempre che io non ho comprato. Già abbiamo la nuova palette della collezione di Fenty Beauty che io non ho comprato perché non lo so, poi mi si intasa il cervello, dovrei attuare un processo troppo complicato per comprarla. E comunque sia, tutte shade metallizzate, assolutamente no. E mo pure questa di Urban Decay, il cui sinceramente packaging non mi sembra innovativo, mi sembra soltanto più complicato, più scomodo, e manco dire che ci fossero queste tonalità, anche perché suppongo che per far aderire tutti questi colori metallizzati alla palpebra servirà comunque qualcosa di tra virgolette appiccicoso, quindi una colla per glitter, una colla per ciglia finte, tante volte nemmeno il correttore basta. E quindi ecco, non mi dice ciao, sono un prodotto innovativo, compratemi, mi dice solo disastro e glitter dappertutto e su tutta la faccia. Non che mi dispiaccia, però un'altra palette che non voglio andare a comprare stavolta è di illuminanti, ed è la nuova palette di illuminanti di Huda Beauty, la Winter Solstice. Come vedete io ho già la 3D Highlighter palette, non potrei essere più contenta di così. È un prodotto veramente veramente, ragazzi, è un prodotto fantastico. A livello di qualità vi parlo per la palette che ho io, quindi la 3D Highlighter palette, sono illuminanti fantastici che secondo me valgono veramente la spesa e che non enfatizzano la texture della pelle. Se volete vi lascio il video in cui ci ho fatto una prima impressione sopra, sono impazzita, mi hanno fatto impazzire, però il secondo round lo eviterei volentieri perché anche questa mi pare che il prezzo sia sui 65 euro. 65, Huda, tu lo sai che ti supporto, ma altri 65 euro non te li posso dare. Benefit se ne esce poi con questo rossetto, sempre della... sì, è un rossetto, ragazzi, è un rossetto. Sempre della linea They Are Real, Red On, rossetto opaco sexy. Soltanto guardando il packaging mi chiedo quanto possa essere complicata questa cosa. Anche perché sicuramente il pennello non lo userei mai, come quasi tutti i pennelli che arrivano nelle varie palette. E la cosa... anche questo è una cosa che voleva essere innovativa, ma la trovo solamente complicata. Una cosa che volevo troppo è la palette di Marc Jacobs. Io amo Marc Jacobs, amo le palette di ombretti di Marc Jacobs. Questa è quella più grande che hanno fatto per questa Holiday Edition, si chiama Style Eye numero 20. Bella, sapete quanto costa? 100 euro. Io ne voglio comprare una che mi pare si chiami The Editorial e costa sui 50, ma perché veramente quei colori mi hanno colpito da morire. Però questa costa 100 euro! Cioè, non solo mi devi venire a truccare, ma mi devi fare anche trucco e parrucco se la prendo, cioè non so se è chiaro. 100 euro per una palette io non ce la faccio. Scusa Mark, lo sai che amo il tuo illuminante liquido e che lo uso sempre, però questa proprio non ce la faccio. Poi, questo proprio va sul Death Note a scritte gigantesche. La palette di Maybelline con Gigi Hadid. Senza nulla togliere a Gigi Hadid, che è una bellissima... cioè, magari fossi come te, Gigi, magari fossi come te, Gigi. Hanno realizzato più elementi di questa collection, però poi c'è questa palette che si chiama la Jet Setter Palette, che già in America costa 29 dollari, ragazzi! 29 dollari per una palette... oddio, il mio telefono. Troppa energia negativa. 29 dollari per una palette di Maybelline. Di Maybelline! Maybelline! Ma che ca...
Che piripicchio hai in testa? Vuoi stare da Sephora o da acqua e sapone? Da Sephora o da acqua e sapone? No, perché se io vado da acqua e sapone 30 euro per una palette non ce li spendo. Oltretutto, altra cosa che non mi piace per niente, non comprerò mai palette dove c'è questo mix di prodotti in crema con prodotti in polvere, perché qui abbiamo blush, bronzer, illuminante, mascara, 4 ombretti, 2 correttori e 2 rossetti. Ora, partendo dal fatto che questa palette non è per niente universale e non potrà mai essere usata da ragazze con la carnagione scura. Number 1, quindi già vi siete ristretti il campo da soli. Number 2, probabilmente ogni volta che io con il mio pennellino farò così dentro questa palette, le polverine si andranno a sporcare i rossetti, il correttore, quindi voi immaginatevi soltanto, io me lo sto immaginando in testa, la scena dell'ombretto blu, della polvere dell'ombretto blu che va dentro il correttore, cosa può creare. Inoltre io ho visto recensioni americane, recensioni inglesi, la recensione anche di Clio Makeup su questa palette e ragazzi è ispirata al concetto del viaggio, infatti si chiama The Jet Setter Palette, quindi è ispirata al concetto del viaggio, che è una palette comoda da portarsi in viaggio. Ma porca miseria, è alta così! È alta così! Ti serve una valigia solo per la palette! Quindi, onestamente, no. Ci sono altri elementi della collezione che mi interessano. Ora non so quando usciranno in Italia, per esempio le City Mini Palette, i vari rossetti. Però questa è proprio un 9! E l'ho detto anche in tedesco. Ragazzi, penso di aver segnato tutto sul mio Death Note per il momento. Per questo video anti-haul è tutto, visto che è la prima volta che lo faccio sul mio canale. Se vi piacciono queste tipologie di video, mettete pollice in su e lasciatemi un commento qui sotto con tutte le cose che non volete acquistare, o se volete acquistare invece qualcosa che io ho nominato, o se anche voi siete d'accordo con me su qualcosa che non volete acquistare. Insomma, fatemi sapere e fatemi sapere se vi è piaciuta questa tipologia di video. Vi ringrazio per aver guardato fino alla fine. Se avete visto questo video fino alla fine, commentate con l'hashtag #nuntecalcolo. E per il video di oggi è tutto. Mi raccomando, hashtag #nuntecalcolo. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato fino alla fine. Mua.